Ciao, io mi chiamo Florenza e questo è il mio primo video. L'idea di creare questo canale nasce dalla passione che ho per la cucina genuina. Infatti trascorro molto tempo tra i fornelli ed è per questo che ho pensato di farvi conoscere e condividere con voi i miei piatti. Se vi fa piacere sostenere il mio canale, iscrivetevi, mettete mi piace e condividete con i vostri amici, così mi aiuterete a farlo crescere. O se avete delle domande su come fare un piatto che vi interessa, fatemelo sapere, così lo prepariamo insieme. Ma partiamo subito con la prima video ricetta. Oggi prepariamo i maccheroni fatti a mano con un sugo semplice, veloce e saporito, fatto con cipollotto, pomodorini e basilico. Ma prima prepariamo la pasta. Sul piano da lavoro versiamo la farina e rompiamo l'uovo. Ogni 100 g di farina utilizziamo un uovo. Ora, con l'aiuto di una forchetta, sbattiamo l'uovo e raccogliamo man mano tutta la farina. Quando avremo raccolto tutta la farina, lavoriamo con le mani ed impastiamo. L'impasto è pronto e adesso lo facciamo riposare 10 minuti. La pasta ha riposato 10 minuti. Spolveriamo un po' il piano da lavoro e adagiamo sulla pasta. Andiamo a sottigliarli in questo modo, creando un serpentello. E questo è il nostro maccherone. I fusilli sono pronti e adesso prepariamo il sughetto. Cipollotto. E 140 g di pomodorini. In padella mettiamo l'olio, il cipollotto e i pomodorini. Sale. E pepe. L'acqua bolle, l'abbiamo già salata, caliamo i maccheroni. Spezzettiamo un po' di foglie di basilico. I maccheroni sono pronti e li scoliamo direttamente nel sugo. Una grattugiata di parmigiano. Ed impiattiamo. È buonissimo! Fatelo anche voi e mi fate sapere se vi piace. Ciao, alla prossima video ricetta!